Eccoci tornati, come promesso andiamo a leggere le pagine sportive in questo mercoledì 10 di febbraio, Grifo sogno un gol. A Cesena siamo al Messaggero dell'Umbria, volta tra i migliori in assoluto nel Perugia, in bianconero, ha ottimi ricordi ma vuole fare il colpo con l'aiuto dei tifosi. Poi volley, al Palo Evangelisti si gioca alle 20:30, Sir Konad con Padova, missione 3 punti. Corriere dell'Umbria, Bisoli, un altro derby da vincere, il club bianconero non ha segreti per l'allenatore di Porretta Terme, lunga la lista degli ex, da Molina a Comotto, passando per Rossi, Tardioli e Ragnacci. Prima volta a Cesena per il tecnico del Perugia, in Romagna ha firmato 3 promozioni e lasciato un ricordo indelebile. Intanto lavoro differenziato per Molina, Mirval e Ardemagni a segno. Ancora andiamo in casa della Ternana, ancora in Serie B, assessore Breda con la Salernitana, scherzetto da ex. Il tecnico della Ternana sfida la squadra della città per cui si è buttato pure in politica e gli altri quattro, punto interrogativo. Intanto tattica, si lavora duro sul 4-2-3-1, lavoro differenziato per Santa Croce. Foligno riparti, Arcipreti vuole lo scatto dai suoi, il responsabile dell'area tecnica dice: potevamo stare lassù, questo napolano fa la differenza ora sotto con il derby. I biancoazzurri pensano alla sfida di sabato con il Guado Casa Cassalda. Il campionato è lungo, quindi puntiamo ai playoff, ma anche alla Coppa Italia. Non finisce qua per la Serie D, andiamo in casa del Gubbio, Zuppardo alla ricetta. Veloce, tanti uno contro uno. Il bomber torna da ex a Sansepolcro, ma se segno esulto e più gente c'è. Puntini, puntini. Ha giocato un anno e mezzo al Borgo, siglando 21 gol. L'emozione c'è, dice: occhio ai Soucy, Vadi e Marinelli. Intanto dal crew, Marco Antonini dopo Giogli alla rappresentativa allievi. E poi per l'eccellenza di Prisco come il Napoli, ma mi ispira Buffon per il Santa Maria degli Angeli, partenopeo, ma giallo-rosso da una vita. Sirse Fetikonad, volta pagina, volley a uno maschile, questa sera alle 20:30 l'appuntamento con la Tonazzo Padova per la sesta giornata di ritorno. I ragazzi di Kovac sono chiamati a uno scatto d'orgoglio dopo la sconfitta in Coppa Italia. L'intervista a Super Andrea Giovi la carica e dice: proviamo a vincerle tutte fino alla fine. Numeri e curiosità tra Boban e Baldovin, ci sono 13 punti, domani sera il posticipo Modena Trentino. Super Jiu Jitsu Perugia intanto fa il pieno di medaglie. A Roma la società del maestro Bistocchi si piazza al secondo posto. Ginnastica artistica, podio Tifernata al campionato regionale, Agostinelli prima e Rossi subito dietro. Questo per leggere lo sport di casa nostra, ancora dalla Nazione dell'Umbria, Bisoli prepara il grande ritorno. L'allenatore 3 promozioni bianconero per la prima volta a Cesena da ex. Molina a parte, Bianchi a riposo e Ardemagni si scalda. Il bomber Rolando Bianchi dice: il grifo ai playoff sarebbe una mina vagante. Ottimo gruppo, l'ingrediente principale per le grandi imprese. Alla Ternana invece mancano i gol, il tecnico è pronto a cambiare. Breda prepara la sfida, salvezza con la Salernitana. Gubbio tutti al lavoro, Maggi recupera Cuccia verso il derby a Sansepolcro per la gara. Al Buitoni non sarà invece disponibile Marini. Il Bastia trova punti e fiducia, siamo al calcio di eccellenza. Primo passo per un nuovo inizio, il presidente Mammoli soddisfatto della vittoria a Torgiano. Sirse Feti a caccia di riscatto, match difficile contro Padova, mentre per il basket di Serie A1 femminile Umbertide è penalizzata dalle assenze. Basket C-Silver maschile, la Val di Ceppo è inarrestabile, che reazione! Questo il commento. E allora, velocemente la prima pagina anche del Corriere dello Sport per leggere dello sport nazionale non soltanto. Juve Napoli, Festival d'Oro, sabato uno show record e Sanremo teme addirittura per gli ascolti, uno scudetto da 850 milioni. Berlusconi fa 30, si regala il Gazi, spesi 715 milioni. 715 milioni, gli ultimi ieri per l'olandese, nell'86 iniziava il Milan l'era del Cavaliere. Intanto Ranieri, esclusivo, vi dico tutto sul mio Leicester, sto costruendo una squadra per titolo e coppa, resterò in Premier. Invece un forum degli ex, dentro la crisi Lazio, ritrovare tifosi, da Wilson ad Amico, lo Tito fai qualcosa. E poi tensione nero-azzurra, Tohir, blitz per l'Inter in Champions. Andiamo anche al Mondiale MotoGP, l'Aprilia in pista, ecco i test, verità. Allora, è davvero tutto per questa rassegna stampa di questo mercoledì 10 di febbraio. Vi lascio con le repliche. Potete seguirci sempre in streaming attraverso il nostro sito trgmedia.it, attraverso il quale tra poco, nel giro della mattinata, potrete anche
rivedere con calma il servizio andato in onda ieri sera nei nostri appuntamenti informativi e poi l'approfondimento delle TRG Plus, il TG Sport e quant'altro. Grazie per averci scelto, l'informazione torna a partire dalle 19 con i telegiornali. Grazie, buona giornata.